Ciao Bettis.it, forse a questa decima edizione della Festa del Cinema di Roma abbiamo incontrato una futura grande star del cinema inglese che poi diventerà, essendo anglosassone lui, forse una star del mondo anglosassone e quindi del mondo, perché l'inglese è una lingua che ti permette di arrivare a tantissime persone. Si tratta di Alex Lauter, l'abbiamo anche intervistato in esclusiva, scritto e video, e Alex era il giovane Alan Turing, era il giovane Benedict Cumberbatch, molto apprezzato da Cumberbatch, in The Imitation Game. In dei flashback nella vita scolastica di Turing, dei flashback molto incisivi che piacquero molto e che ci permisero di ricordarci molto bene di questo giovane attore inglese con la faccia fresca e vivace di un giovane Thomas Hulce. Mi ricorda moltissimo il Thomas Hulce di Animal House, ma anche di Amadeus di Miloš Forman. Departure di Andrew Staggall, presente ad Alice nella città, ci presenta la prima grande prova da protagonista di Alex, che ha 20 anni, che è stato il giovane Alan Turing e che qui è Elliot, un adolescente inglese che si trova nella sensualità della Francia, fa caldo, c'è un ragazzo francese forse che gli piace e soprattutto c'è un'evasione che lui deve compiere rispetto alla crisi coniugale che i suoi genitori stanno vivendo. Lui sta con la mamma, anche la mamma comincia a guardare in modo strano quel ragazzino francese. Chi è che avrà a che fare più con il ragazzino francese dal punto di vista sessuale, Elliot o la mamma? Il film è molto bello, mi ha ricordato questa idea, anche ne abbiamo parlato con Alex, dell'inglese che cade nella sensualità del Grand Tour del continente europeo legato al cibo e al clima, che c'era anche in Camera con vista di James Ivory, e quindi Elliot si lascia andare, è un inglesino represso che nella Francia in questi giorni francesi significativi forse si lascerà andare a delle prime grandi esperienze. Alex Lauter, teniamolo sott'occhio perché è bravissimo e potrebbe esplodere da un momento all'altro, forse già lo ha fatto, perché ripetiamo, uno dei suoi fan si chiama Benedict Cumberbatch, e andatevi a rivedere quanto sono belli i flashback di The Imitation Game, dove Alex è il giovane Alan Turing. Departure, Andrew Staggall, è un film che difficilmente troverà forse distribuzione in Italia, Alice nella città, ma noi abbiamo potuto vedere all'opera una futura grande star, secondo me, del cinema di domani. Ciao Bettis, Alex Lauter, ciao ciao ciao.